So contare fino a 1023 con le dita delle mani. È anche molto facile, impariamo prima a contare fino a 31. Ogni dito corrisponde a una potenza di 2, quindi 2 alla 0, 1, 2 alla 1, cioè 2, 2 alla 2, cioè 4, 2 alla 3, cioè 8, e 2 alla 4, cioè 16. Da qui basta solo contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ma quindi come facciamo a riconoscere che cosa significa un determinato gesto tipo questo? Basta ricordarsi le potenze, questo è 16, 2 alla quarta. Quindi se io faccio questo, dovresti sapere che è 2 più 8, 10. Questo aggiunge sempre 1, quindi questo è 11. Da qua possiamo a memoria riconoscere certi pattern, tipo questo è 1 più 2, 3. Questo è 7, cioè 3 più 4. Quindi se io dovessi fare questo, dovreste semplicemente aggiungere 7 a 16, e cioè 23. Quindi è molto semplice, ma a cosa può servire? Beh, ad esempio, questo sono io che conto le parole in questa frase. 2, 4, 8, cioè 6 più 8, 14 parole. Ma da qui a 1022 come si fa? Vi ricordo che ne abbiamo due di mani. Tu arrivi a fare tutto il tuo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64. Quindi 32, 64, 96. Aggiungiamo ogni volta 32, quindi 96 più 32, 128, 160. Perché nel mentre stiamo facendo questo, no? Quindi è semplicemente un tenere segno fino a 1022. Questa è una cosa utile che utilizzo spesso, quindi ditemi se vi è utile nei commenti.